Oggi su Minecraft torniamo ad affrontare i tunnel. Il primo sarà quello di diamante e sarà veramente complicato, pieno zeppo di prove difficilissime. Il secondo sarà quello di esperienza e dovremo combattere e riuscire a risolvere rompicapi, mentre l'ultimo sarà quello color arcobaleno e sarà bellissimo e divertentissimo. Ovviamente ci saranno tante ricompense fantastiche. Di nuovo dei tunnel oggi, ma da quel che vedo si parte direttamente da quello di diamante, Fede. Quindi quest'oggi siamo ricchi. Cioè, se si parte da quello di diamante vuol dire che questo, che tipo potrebbe essere smeraldo o qualcosa del genere, non saprei, e questo di arcobaleno valgono ancora di più. Lo di spero! Muoviamoci, forza. Ho una domanda da fare, sì. Sono dei tunnel ma sono tappati, quindi lo devi scavare tu? No, a Fede, mano, no, devi scavare un... No. Scava, Steph, guarda, scava. Guarda la magia. Ed è pronto? È pronto. Ma chi è stato, Steph? Com'è possibile? Beh, l'ho lanciato la chiave, non te ne sei accorta? Sì, vabbè, era una battuta. Ah, era una battuta. Non capisci nulla, me ne va. No, c'è qualcosa da prendere. Le carne. Bistecche. Le bistecche, perfetto. Le battute di Fede non sono proprio incredibili. Se mi viene fame, almeno avrò delle bistecche. Ti sto ignorando, no. Steph. Che è sta roba? Aspetta, ma... Aspetta. Ma? Compare nel frattempo che cammini. Ma come cavolo? Aspetta, tipo, quindi io salto ora... Ho pensato, probabilmente cadrò. Però ormai... Non ho capito come dovrei fare, Steph. Non lo so. Allora, non perché? È che compare mentre tu cammini, che compaiono e scompaiono. Quindi devi azzeccare con un tempismo e che io davvero non penso da di avere. Lì, poi saltassi lì, potrebbe essere. Tutto di fila, dici? Allora, io pensavo di far così, guarda. Ha funzionato, no? Ha funzionato, sì. Ok. Il problema, Fede, è che da qui peggiora. Cioè, si muovono i blocchi, ma c'è pure del vento. Ce l'ho fatta? Giusta, stai attenta. Mamma mia, perché ti dovevo superare. Sì, Steph, l'ho visto. Che ma facciamo ci butta adesso? Giù? Io vado. Tu sei matta. Mannaggia, ma almeno arrivaci ha al vento. Non mi ha scattato. C'ero, Steph, c'ero. Allora. Allora, ho il checkpoint. Hai il checkpoint, esatto. Io stavo puntando a prendere quello, Steph. Ok, ma come faccio col vento? Io ci provo, eh. Ah, si accende e si spegne. Ora. Va bene, bene. Secondo me devi stare accucciato. Infatti, perché non ti butta giù. Ma... Più o meno. Quando arrivi all'altro, sì. Poi devi saltare. Però, secondo me è la soluzione. Ok. Devi fare lo scalino al momento giusto quando non c'è il vento. Esatto. E il resto lo fa covacciato. Allora, 3, 2, 1. L'ho fatto! Bravo! Calma. Forza, Steph! Calma. Dimmi che ci sei riuscito. Checkpoint! Arrivo. Però c'è un essere strano. Io non rimango qua 2 anni, non me ne frega nulla. Anche perché la soluzione l'ho data io, quindi è come se l'avessi completato. Che cavolo è sto cosa? Non lo so, parlaci. Ha degli scambi. Ah. Allora, ci dà del ferro per dell'oro. Del ferro per delle mele. Una mela d'oro, 8 smeraldi, 16 smeraldi, 1 diamante, 2 diamanti, la porta per aprire, 1 di terra, il picone. Allora, quindi 1 di terra. La chiave per aprire, non la porta. Sono la chiave molto per confuso, aprire la porta, Fere. Ok. Allora, quindi io faccio così e prendo il picone. Fere, prendi il blocco di terra che c'è lì a sinistra. Ok, sì. Così poi puoi prendere il ferro, sì, penso sì, che sì, cuciniamo. Sì. Mamma mia, tutto questo per ottenere la chiave? Va bene, esatto, dai. Esatto, quindi devo prendere il ferro, lo prendo da qui. Vai. Sì, poi devi prendere il carbone e mettere a cuocere il ferro. Che io inizio a fare così risparmio del tempo. Allora, 4. Aspetta, fammi ricordare un attimino. Quindi compro. No, ma siamo impazziti. Allora, 1 mela d'oro. Ma siamo impazziti. No, 2 mele d'oro. No, aspetta. Quante mele d'oro ci servono? Io per ora ho comprato 2 mele. Però penso che vada fatto tutto il ferro che c'è a disposizione, sì, quindi sì, viene sì, a prendere anche l'altro e metterlo a cuocerlo. Infatti sto già andando, Steph. Ho avuto la tua stessa intuizione nello stesso momento. Ho detto ok, quindi lo devo fare tutto. Prendiamo tutto questo e iniziamo a creare la prima mela d'oro. Quindi facciamo in questo modo mela d'oro e mi avanzano 2 lingotti. Con la mela d'oro, signori, prendiamo 8 smeraldi. E adesso io, facendo tutto il ferro, penso che otterrò altri 8 smeraldi che mi permetteranno perfettamente di prendere il mio diamante. Poi c'è quello che deve prendersi Fere. Allora, prenditi il cavolo di diamante, toh, vai. Ok, devo prenderlo. Per riprendere gli smeraldi, per l'amor... dammeli però! E sono a terra! Ma me li hai lasciati lontanissimo! Tieni il diamante! Grazie. Hai l'altro diamante, prendi quello accidenti di chiave! Qui ti distruggo, guarda. Oh, andiamo, via, basta. Oh, allora, è stato difficilissimo. Quanti diamanti servono per craftare un'armatura di diamante? Io lo so. Però non te lo dico perché abbiamo allora, litigato. Non lo so. Vai. Aspetta, scegli, devo guardare. Porta. Tipo sono...
8. Scegli una porta. 8. E salva. 8. Non sono 8. 7. Io non mi ricordo come si craftano le cose. Quanta protezione da un'armatura completa di diamante? Che ne so. Allora. Non l'ho mai guardata una roba del genere. Ragazzi, questo non lo so, 11. Secondo me o è 9 o è 10. Non è 11, sta. A priori non avrei messo 10. 10? È sempre il numero pari, lo sapevo. Infatti. Allora, 7, 10. Ok. Quanti diamanti sono 10 blocchi di diamante? 90. Easy. Easy almeno questa. Ok. C'è la cassa. Ah, la chiave dell'esperienza. Esperienza. Io pensavo fosse tipo un tunnel hacker, qualcosa del genere. No, io pensavo smeraldi addirittura. Pensa tu te. Sì, no, io ho pensato tipo hacker. Andiamo via prima di prendere tutti i diamanti. Dai, ne ho 21. Ne avrei avuti 23. Allora, hopla. Per fare esplodere la TNT. Ma che bello. Dovete avere 10 livelli. Dobbiamo fare quindi esperienza. Il tunnel dell'esperienza, Steph. E quindi nella chest c'è le cose per combattere. Ok, ok, perfetto. Equipaggiamoci in fretta prima che compaia qualcosa di brutto che ci fa fuori. Facciamo in questo modo. E quindi adesso così, che si fa? E immagino che compaia qualcosa da combattere. Ai, cos'è stato? Ferecce... Che paura. No. Steph, cosa, con sono calma. Ciclopi. Ciclopi alieni. Che ti avvelenano però. Ok, io uno è andato dato giù. Ok, due andati giù. Io ho due livelli di esp. Anch'io. Perfetto. Il problema è che ce ne mancano altri 8. No, vabbè, ma fanno malissimo poi. Lo so, fanno malissimo. Non ho mai tempo di mangiare. Non mi sono neanche posizionata nell'inventario le mele d'oro. Ok. Allora, aspetta che mi mangio una mela d'oro. Livello 4. Anch'io. Allora, ricordati, dai, di fare i critici, eh. Sì. Livello 5. Ricordati che anche lo scudo. Sì, lo sto usando lo scudo, Steph, tranquillo. Livello 7. Okay. Che male. Devo mangiare. Spostati. Mi uccidono, eh. Spero non abbia letto. Come sempre. No, l'ho letto, tranquillo. L'hai letto? Sempre così. 10. Sì! Ce l'abbiamo fatta. Ok, andiamo. Ma? Aia. Ma che bel mezzo cuore. C'è tutti gli slime. Ai, che male. Aspetta, del genio del male. Cosa esatto. Devo fare? Allora, ci sono delle pozioni per di esperienza. Per fare esplodere giusto? La TNT dovete avere 20 livelli. E ci sono delle pozioni, guarda. Aspetta, però c'è un arco con le frecce qua. Ferre, prendi. Ok. Non so cosa ci serve, ma c'è. Allora, facciamo in questo modo. Io prendo un po' di frecce, perfetto. Qui non vedevo la cassa. Allora, bello quest'arco. Prendiamo le mele. E non tirarti le pozioni di esperienza, eh? No, non le sto tirando, Steph. Le ho solo raccolte. Okay. Ma ce ne sono tantissime. Accumula, sono tante in giro. Sì. Allora, qua ne altre. Perfetto. Ok, quindi ho trovato altre. Allora, iniziamo a tirarcele. Dici? Sì, vediamo a quanto arriviamo. Vado. Aspetta, ne ho trovate delle altre? Ok, io ne ho 10. E io ne ho 33. Vai. Le tiro anch'io, vai. A quanto siamo? 15. Mannaggia. Io ho 14, pensa a te. Allora, vai, tirale. Ci vuole un sacco di tempo. Allora, 19, 20. No, io sono al 18. Tieni. Vai. Tira, perché secondo me fai meno esperienza quando esatto, le tiro io. Esatto. Vai. Aspetta. 19. 20. Fatto? Sì, fatto. Ok. Allora. Allora, aspetta. Ehi, attivati. Oh, ha funzionato, okay. Mamma mia, Steph, non lo so, aiuto, ecco perché ci serviva l'arco. Steph, sei sceso, fa un male incredibile. Lo sto colpendo in volo. Ma è un Enderwither Dragon? Ma chi l'ha mai visto? No, sono caduta. Arrivo, Steph. Ma cavolo, facciamo. Allora, arrivo. Ok, con calma, devo rimbalzare che se non mi schianto a terra. Ai. Allora, fammi prendere il checkpoint, perfetto, preso. Fa un male cane sto coso. Fa malissimo, e fa un casino incredibile. Però è molto figo. Eh sì, Steph, però mi sta distruggendo. Allora, un po' di danni li... No, vabbè. Ok. Ok. Bene, come stai? Malissimo. Anche io. Malissimo. Non gli togliamo danno. È quello il problema. È immortale. Ci stiamo quasi. Dai. Io ho 30 frecce ancora, eh. No, io ne ho perché fortunatamente ne ho prese tantissime. Quindi sono comunque a posto. Ok. Io provo ad andare a spada. Vai, prova a venire. Ci arrivi? Sì. Non più, però comunque gli ho dato bei colpi, Steph. Che male.
Se ci riesci, comunque lo sto colpendo. Steph, abbiamo fatto bene, è quasi morto. Lo sto pestando. Finito, finito, finito. È morto. Aiuto. Livello 50, si è aperto. Si è aperto qualcosa qua. Vieni, 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 vieni. 50 livelli, è vero, 50 livelli in questo momento, bellissimo. Ok, chiave arcobaleno. Oh, che bello, abbiamo finito quindi. Mamma mia. Esperienza, esperienza. Tutto questo casino per fare un livello. Esatto, guarda, anche io, neanche un livello. Attenetevele, sinceramente, andiamo. Ok. Ok. Ultima zona. Ultimo tunnel. Sì, sono molto impegnativi oggi. Che bello però che è, me l'hai visto? Andiamo. Devo dire che esteticamente sono tutti bellissimi. Sì, ma anche faticosi. Parkour? No, ti prego. Parkour. Dopo quello che abbiamo fatto. Ma si muovono? No, spero. Penso che sia un'illusione ottica. C'è una scala di fronte a te. E che dobbiamo fare? Non lo so. Aiuto. Tu hai capito? No. Cioè, perché va in tutti i lati? Forse per confonderci, non lo so neanche dire. Perfetto. No! Ah, aspetta, sì! Hai aperto? Sì! È una cassa! Anti-block. Anti-block. Forse dobbiamo raccogliere tutti i blocchi? Allora, dietro di te. L'hai preso quello? Tu hai il blocco arancione? No, io il blocco viola. Ok, io ho preso quello arancione. Ok, qui dobbiamo andare avanti, Steph. Esatto. Allora, ho preso quello blu. Perfetto, e come ci arrivo, Molly? Devi saltare da quella parte, vai. Sicuro? Sì, ce la fai. Bravissima. Allora, quindi qui sopra c'è quello rosso, le bistecche non le prendo tutte, per favore. Ok, io ho saltato, vado di nuovo a destra. Allora, ho preso quello celeste. Oh mamma, no. Che c'è? E sei caduta. Lo so. Purtroppo è andata così. No, sono caduto. Allora. Ok, ce l'ho fatta. Allora, tu stai andando sempre verso destra? Sì, vai a sinistra. Ok. Come ci arrivo lì, amici? Il problema, ragazzi, mi conviene far così. Opla. Come ci arrivo là, Steph? A quale? A questo qui in alto. Devi salire in quel blocco e poi salti. E come ci arrivo? Secondo me. No, da quello prima. Da quello. Prova. Quasi, quasi, aspetta. Ma fa, dici? Non mi sembra, però. Allora. Ok. E io ho preso quello lime. Credo che... Aspetta, ma... Anche questi sono da aprire, no? Giusto? Steph, io non ci arrivo. Non so come sei riuscito a fare tu quella parte, ma io qua non ci arrivo. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta tu? Sì. Perfetto. Allora, scendi lì sotto. Dobbiamo mettere i blocchi qua, dove ci sono i buchi. Mi sembra. Dove li... Mi ha fatto cadere, no. Steph, mannaggia te. Dove li vedi i buchi? Questi, li vedi che ci sono dei buchi nella parete? Mi sembra la cosa più plausibile. Dici? Eh sì. Provo? Sì. Ok. Allora, io metto il rosso qua. Io a caso, no? Boh, sì. Giallo, verde. Poi mettiamo arancione. Cioè, tipo, come cavolo faccio? Non ci arrivo nemmeno. Dobbiamo arrivare anche in alto, Steph. È quello il problema. No, ferma, ma ne manca. Tu ne hai ancora uno? Sì. Riesci a piazzarli saltando? Ok, dov'è? Lì. A sinistra. Lì? Sì. Steph. Aspetta, ok. Ok, vai. Fai tu, fai tu. Allora. È difficilissimo. Fatto. Si apre. Ok, era giusto, si è aperto. Si è aperto? Sì. Ok. Sì, possiamo passare, vieni, 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 vieni. Andiamo. Che posto è questo? Non lo so, è un po' inquietante. Aiuto. Ci sono delle armature. Scarpine. Le prendo. E dei colori. No, dobbiamo colorare tutte le armature, secondo te. Sì. Rosso, viola, verde, arancione, celeste, blu e giallo. Poi prendiamo un po' di questi. Ok. Che colori stai facendo? Allora. O se no le fai tutte tu. Io sto facendo verde lime. Ok, aspetta che prendo tutto. Ok. Io la faccio rosa. Tacchete. 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 E poi piazziamo. Tacchete. Allora, quasi pronta la gialla. Anche il rosso. E io faccio celeste. Ok. Quindi, uno. Gialla, pronta e sistemata. Facciamo così, va. Faccio allora, l'arancione. Uno. Sì, l'arancione non l'abbiamo fatto. Due. Tre. Allora. Mannaggia, oh. E quattro. Ok, quindi celeste. Pronto. Opla, opla, opla. Ok, quindi ne prendiamo un'altra da qui. E cosa manca? Io sto facendo l'arancione. Manca il blu. Ok, faccio il fai blu. Quindi, spero che vada bene la sequenza dei colori, cioè. 3 e 4. Fatto. Ok, possiamo avanzare. Perché secondo me qui non potevamo. Sì? Stai bene?
Sono bellissimi. Ok, sì. Tutto a posto? Sì. Ok. Lucky block, che vuol dire lucky block? No. Dobbiamo aprire lucky block. Let's go. No, vabbè, no. Ma che sfiga. Ah, cos'è stato? Bene. Tutto ok? Apri, esci fuori da qui, Steph, per favore. Allora, ho la Hero Sword. No, maledetta witch. Ok. Ok. Vabbè, no, Fere, sono... tutto veloce. Cioè, c'ho la maledizione. Esatto. Da che parte dobbiamo andare? Non ci capisco più nulla, da questa. Oh no. Steph. Ok, siamo salvi. Ma è uno peggio dell'altro. Okay, avanza. Questo... In uno spazio così piccolo è terribile, Steph. Aiuto. Dove sei? Aiuto, che paura. Vai, veloce. No. È andata così, mi dispiace. Non esiste più un tunnel. No! Steph, scappa, basta, scappa. Prendi la ricompensa. Che è questa ricompensa? Ma? Io ho le tasche piene, mannaggia. Allora, un saxofono lo voglio per forza. Allora, facciamo uno switch. Ma poi un Apple sono... Pen. Ma sono le ricompense più belle del mondo, esatto. Queste. Esatto. Ma cos'è il fidget spinner poi? Allora, prendiamo questo, prendiamo questi blocchi. Ah, io me ne frego dei lucky block, sinceramente. Esatto, io gli altri cubi li lascio perdere. Ho preso solo quei blocchi. Preso tutto? Stelle. Sì. Andiamo fuori. Trolololol. Ma cos'è? Allora, aspetta. Aspetta, equipaggiamo tutto. Devo fidget. Un po' di cose. Via. E mi equipaggio tutto quanto. Allora, io provo il fidget spinner. Ok. Ma banalmente è una cosa. Wow. Steph, non volevo. Fare quelli sono dei lucky blocks speciali. Ho paura che esploda. Ah, il fidget spinner così è easy. La troll face. Aspetta, non riesco a suonarla. Perché non riesco a suonarla? Come fai a suonarla? La mia fa solo sto verso. Bene, perché stai usando l'altra. Ah, tu stai usando questo. No. Ma? Non ho capito neanche io. Ma questa che fa? Ma che serve la tastiera? Ma per l'ho appoggiata. Ok. Ah? Ma cos'è? Bob meccanico. Sono molto confuso. Proviamo la troll face. Penso. Ma cos'è? Che vale equipaggiata. No, che carino che suono, Fere. Ma bellissima, aspetta. Oh, finalmente. Abbiamo anche questi cubi, li vogliamo provare ad aprire? Magari fanno qualcosa di strano. Cos'era? È sceso un colpo. Ho appoggiato questo, cioè, guarda. Fere, magari l'altro. Mamma mia, aspetta, anche questi. Questo è normale, rompilo. Ok. Va bene. Vai. Questi prima hanno fatto robe strane, Fere? Guarda. Ma cosa Fere? Sono, Steph? Fere! No, che cosa sta succedendo? Steph, sono troppo pazzi questi lucky block. Ora? Cos'è? Salta! Ma che sta succedendo, Steph? Aiuto! Non mi sembra normale. No, per niente. Ah, Steph, arriva altro. No, Fere. Siamo morti? Siamo morti. Beh, la nostra avventura con questi lucky block termina qui. Ma si sta Aiuto! Costruendo una cosa, secondo sì, me. Sì, si sta costruendo qualcosa, qualche struttura, Steph. Però non riesco a uscire. Rip. Rip. Così. Guarda. È tipo un acquario sotterraneo. Ecco, sono sopra. Sì, è una sorta di... Ma sta continuando a costruirsi. Sì, Steph. Io sono sopra perché sono schiattata e quindi mi ha fatto ricomparire sopra. È una sorta di... Ma non è neanche un acquario, penso che sia un'intera struttura sott'acqua. Ma che cos'è? Ma non lo so. Ma non ha senso. Non lo so, Steph, esci. Aspetta. Esci. No. Buongiorno. Ciao, lo vedi che cos'è? Ma che sta succedendo? Non ho capito. Signori, ci fermiamo così con questa bellissima faccia. È sparita l'acqua adesso. È sparita l'acqua. Sta ricomparendo, aiuto. Io non sto capendo. Sotto questo è per come altri video. Iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.